la cucina è diventata protagonista di ogni trasmissione televisiva. Poi a un certo punto hanno parlato un po' tutti, forse un po' troppo, non so. Lei che ne pensa di questa possibilità adesso che è stata data un po' a tutti di parlare e non solo a chi ha dedicato una vita a spesa in mezzo ai fornelli, che vuol dire fatica e che vuol dire professionalità? Uno deve un po' vedere qual è il programma, perché ci sono tanti programmi, ci sono programmi di intrattenimento, ci sono programmi di approfondimento. Certo, hanno diverse logiche e perciò è giusto che hanno anche diversi protagonisti. Io sono sempre stato molto legato alla professionalità, all'approfondimento e ho lavorato sempre in questa direzione, perché non poteva essere diversamente. Ho fatto anche qualche racconto, anche qualche invito per qualche programma di entertainment poche volte, perché è giusto che anche sia così. Certo. Però se io devo parlare di un concetto, o se io devo parlare dell'alimentazione sana o delle problematiche legate al malnutrimento, è diverso. A questo punto mi preparo e porto in trasmissione tutto ciò che è necessario per spiegare queste cose a lui. Abbiamo fatto anche tanti lavori di ricerca, come stiamo anche facendo adesso. L'ultima ricerca che è partita prima del fiero di agosto è sul stress ossidativo postprandiale, che faccio insieme con l'Università di Teramo e l'Università di Novigrado. A questo punto è importante quello che è la ricerca, ma è anche importante quanto c'è l'opportunità a spiegare cosa deve uno fare e come deve combinare i cibi affinché il organismo prenda vantaggio di un'alimentazione giusta. Maestro, l'ultima domanda e poi la lascio. Lei oggi si sente, alla luce di quello che mi ha raccontato, più chef o più scienziato? Guarda, io sono expert, sono una persona che ama la cucina e per me la cucina è tutto. E per fare il lavoro meglio, nel rispetto dei miei ospiti, che devono avere un cibo sano, leggero e facile da digerire, è giusto che faccio anche ricerca. E questa ricerca è sempre indirizzata a una sana alimentazione e soprattutto al benessere dei miei ospiti.